qualche tempo. Da qualche tempo sto esaminando questa parte del corpo umano. Volevo vedere con i miei occhi il punto dal quale hanno origine i nervi. Ebbene, hanno origine qui, dal cervello. Si diramano attraverso la nuca, si distendono lungo la spinale e da lì in tutto il corpo. Solo un filo sottilissimo come il refe raggiunge il cuore. Sono d'accordo. Anche se la tua scoperta è in contrasto con l'opinione di Aristotele, secondo cui è il cuore la fonte dei nervi. Padre Sarpi, voi conoscete la stima che ho per voi. Ma questo è tutto un arbitrio. Mi dispiace dirlo, ma le considerazioni che si fanno qui dentro sono affrettate. Caro Cremonini, è evidente che Aristotele ha parlato dei nervi senza aver fatto una verifica anatomica. Verifica anatomica? Ma come si fa a parlare di queste cose? Ai tempi di Aristotele non osavano mettere le mani sopra i morti come facciamo oggi, commettendo un sacrilegio. Che sacrilegio? Certo che sacrilegio! Silenzio! Cremonini, venite qui, guardate con i vostri occhi. Ho già visto. Se dovessi dar retta ai miei occhi direi che non avete torto. Ma poiché il grande Aristotele ha detto il contrario, penso che ci siano buone ragioni per dubitare anche dei nostri stessi sensi. Rembrandt, uno dei pittori fondamentali per la comprensione della cultura figurativa del Seicento, nella lezione di anatomia del dottor Tulp, eseguito nel 1632 e conservato nel Museo Mauritshuis di L'Aia, fornisce un'immagine molto eloquente delle grandi problematiche del XVII secolo. La Gilda dei Chirurghi di Amsterdam commissiona l'opera al 26enne Rembrandt per ricordare la lezione pubblica che il dottore tenne sulla fisiologia del braccio sul cadavere di un condannato a morte. Rembrandt, nel quadro, testimonia il procedere di una lunga e autorevole tradizione. Era stato già Leonardo, infatti, con i suoi studi anatomici a indagare il corpo. Questo è, per la nascente scienza moderna, prima di tutto un oggetto da esplorare e su cui verificare le teorie mediche della tradizione antica e medievale. La via indicata da Leonardo, cioè della necessità di intendere la conoscenza come figlia dell'osservazione diretta dei fenomeni, viene portata avanti dalla filosofia e dall'arte del XVII secolo. A partire dalla prima metà del XVI secolo, infatti, a testimonianza dell'interesse crescente verso lo studio del corpo umano, si diffondono incisioni e testi di anatomia ad uso medico. L'opera determinante di questo genere è la De Humani Corporis Fabrica di Andrea Vesalio, pubblicata a Basilea nel 1543. Ah, ecco. Magnifico. Non è una sfera di cristallo. Svegliati. Mazzolini, vieni a vedere. Forse io ho gli occhi un po' stanchi. Ghisè delle montagne, come sulla terra. Non è un cristallo perfetto. È materia rugosa, come la terra. Adesso guarda la parte buia. Non vedi dei punti luminosi? Sì. Sì, vedo dei punti luminosi che si slarga. Cosa vorrà dire? Sulla luna sorge il sole. Quei monti riflettono il sole come i monti della terra. Questo è evidente. E il sole scivola a valle e la luce si espande. Lo sai che siamo i primi uomini a vedere l'alba sui monti della luna? È perché... Sì, perbacco. È proprio vero. Perché se questa stella era qui... Guarda lassù, guarda il cielo. Ma non c'è un lassù. E non c'è neanche un quaggiù. Ci siamo dentro tutti. Devo capire presto. Devo trovare le prove. Guarda qui. Quelle stelle che ho scoperto hanno cambiato di nuovo posto. Si sono spostate ancora. Capisci che vuol dire questo? Girano proprio intorno a Giove. Quelle stelle girano intorno a Giove. Come suoi satelliti. Sì, come la Luna intorno alla Terra. Ma allora Giove sarebbe un mondo a sé? Sì, con quattro lune. Ci sono in cielo molti movimenti, movimenti sconosciuti fino ad oggi. Anche la Terra forse si muove. Forse la Terra gira davvero. Stupidaggini, la Luna non può essere rugosa. Sappiamo che è un corpo celeste e quindi come tale è perfetta. Avete delle prove? Aspetta, se tu vuoi! È scritto nei nostri libri! Lascia parlare il professore! Non avevo le prove. Adesso le prove le abbiamo. Nel cielo non ci sono corpi perfetti oppure corpi imperfetti.
ma soltanto corpi misurabili e forze calcolabili. Certo, la divisione fraterna.